Sembra la notte di Capodanno. Che succede? Ah, c'è l'incursione. Devo vestirmi subito. Probabilmente è solo un... No. Forse fanno sul serio, non è un'esercitazione. È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia. Andiamo, sgomberiamo la zona! Il presidente della regione Basilicata, Vito De Filippo, ha presentato così la nuova giunta regionale, una scelta di governo animata da un grande dibattito politico che ha portato anche alla nomina di tre donne: Vilma Mazzocco all'agricoltura, sviluppo rurale e economia montana, Rosa Mastrosimone alla formazione, lavoro, cultura e sport e Rosa Gentile alle infrastrutture, opere pubbliche e mobilità. Quanto vi è costato? Quanto è stato difficile per te arrivare dove sei arrivata oggi? È stato tanto difficile anche perché c'era un percorso culturale che non si era avviato e che abbiamo dovuto pagare un po' tutte le donne imprenditrici negli ultimi anni. Devo dire che qualcosa è cambiato, ma comunque molte mie colleghe hanno ancora oggi difficoltà. Tu sei la prima donna in Italia a essere presidente di un'associazione territoriale? Sì, mi è successo alcuni anni fa e ricordo ancora la prima volta, mi scambiarono tutti per una segretaria. Cerco segretaria competente, e non importa che sia biondo oppure no, è importante che sia giovane e carina, non occorre la raccomandazione. Due giorni ci siamo, si deciderà il futuro di questa città. Non è stato facile in questi giorni riuscire a parlare, a comunicare. Secondo TRM, io avrei, non avrei rispettato la par condicio, perché infatti adesso vedrete, adesso i giochi sono stati fatti, tutto a posto, e quindi me l'hanno censurato. Ok, per dire, censurano anche a me, non è che io sono l'essere perfettissimo. Probabilmente c'era qualche cosina che magari avrebbe potuto dare fastidio all'altra parte, no, dell'elettorato, e quindi anche io sono stato censurato. Però adesso che i giochi sono fatti, sì, la situazione ormai si sa benissimo com'è andata, possiamo mandare questa puntata. Prego Giuseppe, puoi mandare la puntata. Bilancio 2007, c'è un problema proprio, sì. Allora vediamo, succede qualche volta, se non succedesse sarebbe meglio. Però noi passiamo. Siamo pronti, direttore. Siamo pronti, anche noi. Vi chiediamo scusa. Buongiorno amici Cucù. Oggi una bellissima sorpresa. Vi voglio presentare per la prima volta a Matera. E poi un'altra sorpresa per il mio amico Bossi, perché noi, no? Specialmente per lei, buongiorno. Lei, diciamo, Bossi, la Lega è innamoratissima dei neri, degli extracomunitari, quindi ci va a ferro, lo metto disinfettante come le mosche, va a cheat. E quindi io, per essere, diciamo, da meno, sì, sono da meno del bravo Bossi, gli ho dedicato questa maglietta. Perché è giusto che lui, Bossi, la Lega ce l'ha duro, però anche noi nel meridione, no? Nei Paesi Bassi, il simbolo, non lo so più com'è, non mi ricordo, ce l'abbiamo tosto. La nostra è una partita difficile, partivamo con un divario enorme, questa amministrazione comunale aveva già 24 consiglieri, da stasera ne ha 25 con Adduce sindaco.
gioca la tua partita, vai a votare il 28 e 29 di marzo. Scenario che mi ispira, splendida l'atmosfera per i ragazzi e le ragazze di Matera. Eletti e non eletti non hanno fatto altro che parlare di film commission, di cinema, di cultura. Oh, ci fosse un politico stasera. Come te davvero non ce n'è, Matera. Ma siete dei rompicac... Cavoli! Non si sa come si chiama. Dimmi. Comunque. Spiegami cosa ci riporto, io non lo so. So qualcosa. Io lo so. Sì, ne ho sentito parlare proprio ieri. Sì, sì, io ne ho sentito parlare. Ecco, quello lì, bravo. So che dovrebbe essere una struttura. Che magari valorizza la Puglia. Cineporto? Ah, il Cineporto è una struttura di 1200 metri quadri nella Fiera del Levante, è dedicata ad accogliere produzioni cinematografiche nazionali, internazionali. C'è una sala per il trucco, parrucco, costumi, uffici di produzione. In quei momenti tragici, quando il cuore sopporta le vessazioni, il peso della sconfitta, noi che siamo abituati a essere cicatrizzati da un dolore che si presenta ostile su noi, gente del sud, la gente che... Noi abbiamo reagito con grande capacità e imponendo la democrazia in questo paese. Faremo altrettanto in questo momento, anche se loro sembrano forti. Io sono convinto che con voi, cari amiche e cari amici, vinceremo ancora una volta questa battaglia. Dottor Price, lei che è un esperto in linguaggi telematici e realtà virtuali, le informazioni che troviamo su internet devono essere considerate generalmente attendibili? Assolutamente no, mia cara signorina. Vede, internet è il mezzo di divulgazione più democratico del mondo. Però è anche il più fallace e inattendibile. Se vuoi, posso incoraggiarti con un po' di polverina magica. È fatta apposta per quelli come te. Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha celebrato con un intervento nell'aula di Palazzo Madama i 90 anni del senatore a vita Emilio Colombo, ex presidente del Consiglio, molte volte ministro e già presidente del Parlamento europeo. Coro, coro, pallon! Ma quella roba è portentosa, mi sento così di buon umore. Allora, questo è il pane. Allora, noi abbiamo visto il corso della puntata perché adesso siamo in Basilicata, ma prima eravamo in Puglia, abbiamo fatto il pane di Altamura. Questo invece è il pane di Matera. Certo, il pane è vero di Matera. È vero che state cercando di far entrare anche il pane come patrimonio dell'umanità? Patrimonio immateriale dell'umanità. Si vuole salvaguardare, ma anche per il cibo, quindi si può fare? Sì, sì, per l'immateriale sì, perché si vuole salvaguardare il saper fare del territorio. Che puttana. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta dell'elmo di Scipio, s'è cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Rataplom, 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 plom, 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 plom.